Ascoltando i commenti dei miei allievi durante i corsi, ho notato che in tutti, alla fine degli incontri, si verifica un profondo senso di benessere e questo mi ha fatto considerare che la pittura iperrealista, vista da un punto di vista diverso, può essere relazionale alla pittura astratta, perché ti mette in un senso di concentrazione che è molto profondo. E nel mio manuale di pittura ho pensato di aggiungere un tema particolare che riguarda questo argomento e lo accenno dicendo il pittore iperrealista, al contrario di come possa sembrare in realtà, disegna dall'inizio alla fine. La traccia iniziale serve esclusivamente da riferimento per una fedeltà dell'immagine che in questo tipo di pittura è fondamentale al 100%. Ma poi il pittore iperrealista continua sempre a ricercare forme e luci in ogni pennellata, in ogni sovrapposizione di velature, che devono essere sempre assolutamente perfette, altrimenti il quadro non viene. È soltanto un altro modo di disegnare forme senza nome e quindi andiamo a ricercare forme che non hanno un corrispettivo mentale e semplicemente perfette per quello che sono, in tutti i valori che in esso contenuti, come quello tonale, cromatico, di temperatura e soprattutto di forma. E quindi si continua il disegno che è perpetrato anziché con la matita, col pennello. E quindi questo ci avvicina alla pittura astratta molto più di quanto si possa immaginare. Infatti, ingrandendo un dettaglio non riconoscibile dalla mente razionale, abbiamo una forma completamente astratta e sublime, perché parte dell'osservazione rispettosa della natura profonda in tutte le sue forme e modificazioni, dove non c'è posto per l'ego del pittore. Infatti, se noi ci concentriamo su una piccola forma a colore, con tutta la nostra concentrazione, noi riusciamo a vedere quella forma in tutta la sua perfezione e bellezza, sia piccola che grande. E questo ci dona una sensazione di profondo rilassamento e benessere, proprio perché la concentrazione su un punto esclude ogni forma di giudizio e pensiero, ma si arriva sempre alla contemplazione e parte dal silenzio e ti porta al silenzio mentale.